Ciao. Sindaco, lo so, ma poi abbiamo in mente di quelle idee. Bello, bello, non dubito, non dubito. Andiamo a gara. Non dubito. Buongiorno. Allora, adesso mi raccontate un po' come è andata la battaglia. Siamo usciti dalla battaglia. Quanti caduti e quanti reduci? Uso linguaggio bellico. Allora, sì, abbastanza. Se adesso volessimo, avevano più rossi, ce l'ha. Sì, dovevo con le sue, avevo 8 con quelle, le ancelle. No, io mi ricordo solo il mio, ma non serve, dai, su. Brava. Pronti? La parola, dopo che abbiamo ascoltato però anche una parola del Signore, ecco, per aiutarci e per dimostrarci la sua vicinanza a tutti, ma soprattutto a voi che siete vissuti in questo luogo, che è uno dei stati di luoghi in cui con più drammaticità è passato il virus. Sono stati momenti difficili, da tempo ormai siamo in contatto un po' solo con i video e virtuali, non abbiamo più potuto fare la messa, ma siamo sempre stati vicini con la preghiera, anche in parrocchia vi abbiamo sempre ricordati. Adesso è il momento in cui addirittura il Vescovo è qui, come gira per tutte le altre case della diocesi, per portare il suo saluto a voi, al personale che ha lavorato qui e ai responsabili della struttura. Ecco, lasciamo a lui la parola per la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, benediciamo il Signore che è passato sanando e beneficando quanti sono provati dal dolore, dalla malattia e dall'infermità. E la sua pace sia con tutti voi. Ecco, ringrazio Don Antonio, il Sindaco, il Presidente, tutti i responsabili della comunità di Viadena che voi rappresentate, perché siete quelli più avanti, non solo negli anni, ma nell'esperienza, nella memoria, nei meriti. Beh, anche qualche peccatuccio magari in tanti anni vi avrete pure fatto, ma avete sperimentato la misericordia del Signore. Signore che vi vuol bene, che vuol bene a tutti, non vuole meno bene a quelli che sono morti e più bene a quelli che sono vivi, Quando siamo di turno per traslocare nella casa eterna, ognuno dice il suo sì, qualche volta con più dolore, qualche volta meno, ma fa parte del mistero della vita. Intanto tocca a noi volerci bene qua giù. E allora il saluto particolare va a tutto il personale che ha scelto di fare un lavoro non come tutti gli altri. Tutti i lavori sono importanti, tutti sono necessari, ma quando si lavora nel prenderci cura degli altri più deboli, più bisognosi, questa diventa una vera missione. Ora ascoltiamo un brano di Vangelo e poi ci introduciamo alla preghiera. Quindi un incontro molto semplice. Anche perché, vedete, un minuto arriva la nuvola e fa una goccioline, un minuto arriva il sole, ma voi non avete paura, giusto? Ne avete viste tante che due gocce di pioggia non vi mettono paura. Ascoltiamo il Vangelo di Gesù.